E benvenuti in questo nuovo episodio di Boss dei videogiochi. Ragazzi, questa volta la descrizione attuale la lascio al gioco, solo per questa volta. Però voglio parlarvi del boss. Ok, il boss si chiama il Mega Direttore, che uno è un cyborg che attacca con attacchi, diciamo, elettrici a distanza, e in più è anche molto veloce. La mossa sua è molto devastante, toglie, diciamo, tipo così della barra. Ok, poi il boss di questa puntata, se volete anche voi affrontarlo, potete in Tenchu Wrath of Heaven, che è il terzo capitolo della serie di Tenchu. Se volete sapere tutta la storia, su coloro che non sanno la storia di Tenchu fino a ora, potete andare sul mio canale e seguire la serie dall'1 fino al terzo, questo qua. Quindi, ragazzi, vi auguro una buona visione per questa puntata. All'interno del portale, Rikimaru si ritrova in un nuovo universo dove una compagnia farmaceutica sta operando in modo illegale per creare un'orrenda pestilenza e il relativo vaccino, arricchendosi così sulla vita della gente innocente. Il suo malefico presidente deve essere punito. Ecco il mega direttore, che è anche un cyborg, se non l'ho detto prima. Ed è molto veloce e potente, purtroppo. Beh, l'intelligenza non è che è un genio, eh. Questo è un piccolo riscaldamento. E no, non me l'ha fatto mossa. Devi morire. Ok, l'ha presa sì, però. Ma muori. Tu il contabile. Anche questo, va. No. E anche peccati miei kunai. Fregato. Ragazzi, sto andando benissimo per ora. Ma sta zitto. Aia. Cavolo, la sua mossa così devastante. Ok, e io ti il terreno. Vediamo cosa fai. Ecco la vita. Non ti credo. Ah, ecco. Non si chiede, l'ho beccato in pieno e non ho sentito il danno. Vabbè, è un cyborg. D'altronde.
non ti credo. Ha evitato le punte. Tu non mi così come il tuo contabile, bello. Ecco, vai sulle punte, va. Aia. È stato anche lui. E direi che lo sconto è stato nell'azione adesso. Bel colpo. No, me lo fallo io. Io non credo. Sistemato. Ragazzi, che scontro impegnativo. Sicuramente questo è stato il boss più duro fino ad ora, penso. Ah, come vedete, come ho avuto Gran Ninja. Ok ragazzi, direi che questo episodio di il boss dei videogiochi finisce qui e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.